vi leggo il regolamento del terzo, ultimo, decisivo step. La campanella l'avete vista, ragazzi, sarà la protagonista. Perché? Cosa succederà? Ci sono 7 domande che leggerà, come sempre, il professor Berto Corbellini Andreotti, la lettura di un passo riferito ad un personaggio da riconoscere. Quindi dovrete riconoscere un personaggio, non un posto, non un'altra cosa, un materiale come prima, ma proprio un personaggio. Gareggiano 2 studenti, uno per ciascuna squadra, ovviamente, che possono essere o il portavoce di prima oppure un'altra persona. Avete già scelto il vostro capitano, portavoce, eccetera. Allora, il liceo classico Machiavelli punta ancora su, lo ricordiamo, Rachele. Il cognome, scusami? Vedovelli, l'avevi già detto, ma io ho la memoria corta, altro che Dante. Rachele, un applauso per Rachele, che sarà la portavoce per il liceo classico Machiavelli. Cambio invece al Barzante Matteucci. Maria Vittoria Maggi. Maria Vittoria Maggi, scusami per prima che avevo invertito il nome. Bene, allora, il professore legge la domanda, voi vi potete consultare, non c'è un tempo, nel senso potete consultare anche 3 ore, ma attenzione però, perché la squadra avversaria può fare prima di voi e correre al campanello. Ha diritto a rispondere per primo, senza poi consultarsi di nuovo, quindi non vi potete consultare più, chi arriva per primo. Se rispondete esattamente, 2 punti. Se sbagliate, l'altra squadra, l'altro portavoce ha il diritto di rispondere. Se risponde in maniera esatta, 1 punto. Perché? Perché, diciamo così, un po' ha già messo sulla strada giusta chi ha sbagliato rispondendo in maniera non esatta. Tutto chiaro? Ho spiegato bene, professori, giuria? Tutto a posto. Ok. Allora, ci sarebbero... ci sono 10 secondi di tempo per chi risponde per primo e altri 5 per il secondo. Ora è difficile calcolare 10 secondi, io ci proverò, ma insomma va bene, siamo un pochino più elastici, no? Rispetto a prima, vero professore? Mi dica? Mi viene un dubbio. Un dubbio, attenzione. Se il tavolo è equidistante rispetto ai gruppi. Allora aspetti, Via. Un rappresentante di ciascuna squadra, venite, venite capitani. Allora, guardate, controllate. Ci siamo su per giù? Un goccetto in qui? Perché qua giù, attenzione, non vorrei... Ok. Ci siamo, d'accordo. È una gara di velocità fino a un certo punto, velocità fisica intendo, no? Perché sennò uno poteva dire, prendo lui, come ti chiami? Edoardo. Edoardo, lungo, alto, veloce, ma... È una gara di velocità fino a un certo punto, dovete anche rispondere in maniera esatta, ok? Quindi non è una gara a chi è più veloce, in sostanza. D'accordo? Cioè, nel senso, c'è un po' di spettacolo, un po' di show, la campanella che suona, va bene. Allora, lo dico per la regia e anche per voi, vi impallerò perché cosa facciamo? Facciamo correre le ragazze lì, poi... una volta che hanno suonato vengono qua accanto a me e danno la risposta, d'accordo? Quindi vi impalleremo, scusate, per qualche secondo. 7 domande, cominciamo? Siete pronte? Calde? Caldi? Via! Inferno, canto primo. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me gridai a lui. Qual che tu sii o d'ombra. No, 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 no. L'avevamo detto all'inizio, non ve l'ho ripetuto. Dovete aspettare la fine della domanda, ok? Allora. Cambio domanda. Allora. Cambia domanda perché la giuria non è una giuria presa a caso. Hanno preparato anche delle domande di riserva, d'accordo? Quindi vi chiedo una cortesia. Allora, stabiliamo prima una cosa. Sedute o in piedi? Vogliamo farlo che state già... Allora, siete già in piedi? Ok? Vabbè, tanto dai, 1 centimetro più o meno cambia poco. Alzati pure in piedi anche te, Rachele. Seduti, vai. Tanto seduti in piedi come vi torna meglio? No, sentono meglio. Sentono meglio? In che senso? Sì, vabbè, decidono loro, dai, facciamo così. Comunque stanno seduti. Allora, altra domanda. Quella di prima cancellata non verrà più fatta. Via. Inferno sesto. Gli occhi a vermigli, la barba unta e atra e il ventre largo e unghiate le mani,
graffia gli spirti e di scoia e di squatra. Risposta esatta. No, aspetta. Vieni qua, vieni. Vi avevo fatto una premessa. Suonate il campanello, poi aspettate a rispondere. Venite qua, perché è anche televisiva questa cosa. Bene. Qual è la risposta? Cerbero. Cerbero ed è giusta. Ok, due punti al Balzante Matteucci. E quindi già vi dico, no? Il discorso che è fondamentale. Vi chiedo una cosa, perché loro hanno preparato altre domande e si può, diciamo così, no? Eventualmente. Aspettate a partire che la domanda sia finita. Siamo d'accordo su questo, giuria? Certo. Benissimo. D'accordo? E altrimenti dobbiamo fare una cosa. Tanto qui ci siamo, sono i giurati che guardano. Dobbiamo non darvi valido il suono e facciamo rispondere gli altri, eh? So che siamo cattivi così, però aspettate che abbia finito e poi scattate. Siamo d'accordo su questo? Oppure vogliamo fare che appena hanno una risposta scattano? No? No. Ok. Silenzio. Secondo Purgatorio, canto quinto. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e quivi caddi e rimase la mia carne. Questo è il bello dello spettacolo. Allora, questo tanto non taglieremo nulla, decidiamo di mandare tutto in questa maniera. Gli va dato il via? Perfetto. Ok, allora io ho un dubbio, anche dandogli il via non sarà mai il via preciso, perché scatteranno prima, come succede nei 100, 400 metri, eccetera, eccetera. Potremmo fare che se loro hanno una risposta scattano, appena ce l'hanno. Siete d'accordo? È una decisione che prendiamo dal vivo questa decisione, però se siete d'accordo, va bene? La professoressa Marchi è d'accordo? Non tanto. Avesse concluso, aspetti, professoressa, che non la sentono. No, io credo che dovrebbero aspettare che fosse completata la lettura del testo. Capito? Però visto, può succedere, come dice, è partito prima. Perché la risposta mi sembra che le squadre ce l'abbiano, no? Sempre. O altrimenti diciamo noi via, però anche al via devono scattare sulla A, ecco, per essere precisi. Va bene. Vi volete consultare? Fra di voi? Allora, Paolo Razzuoli, che è il saggio, dice che potete scattare appena avete maturato le vostre convinzioni. Ringraziamo il saggio. Professore, il saggio, bella questa cosa, Bene. Ok, allora però ripartiamo. La saggezza vorrebbe aspettare. Quante domande avete lì? Perché adesso nasce una contestazione che adesso dicono quelli dei Machiavelli di ripartire. Allora, si riparte con la regola nuova, Quella che avete dato non conta. È cambiato? Conta? Deve decidere la giuria, io non devo decidere io. Va bene così, via. Va bene così, va bene, ok. La giuria ha deciso che i due punti valgono, vai, perfetto. Allora vi ricordo di nuovo, avete la giuria, io non decido nulla, C'è una giuria qualificata e che ha pensato molto a questa cosa. Ancora quattro domande, quindi non è nulla compromesso e siete per ora in vantaggio. Allora, pronti? Silenzio? Vi chiedo silenzio, aspetti il professore a partire, perché qui ogni parola che dice lei potrebbero scattare. Siete pronti? Siete pronti? Via. Inferno tredicesimo. Io son colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federigo. Ok, ha il diritto di rispondere il Barzante Matteucci di Viareggio, guarda lì. Pierre Delevingne. Risposta esatta. Ok.
Bene. Ok. Ricapitoliamo il punteggio perché è importante, Due domande sulle sette disponibili adesso nel terzo step al balzante Matteucci, che fa 13 più 4 fa 17. I ragazzi del Machiavelli 18, ok? Bene. Quindi sono sempre in vantaggio, ci sono altre 5 domande. Pronti? Silenzio. Purgatorio, canto quinto. Siena mi fe, disfecemi. Ok. Va bene, vieni qui. Ah, no, non avevamo calcolato le teste. Applauso, via. Applauso. Aspetta. Io non ho sentito nulla. Non ha sentito nulla il professor Andreotti. Incolume? Non abbiamo sentito. Sì. Bene, no. Grande applauso. Dai, sulla stretta di mano. Vai. La risposta? Piave Salomei. Risposta esatta. Bene. Passato in vantaggio. È colpo di su. Io metto a posto il tavolino perché poi mi contestate anche. Okay. È in vantaggio adesso di un punto il Barzanti e Matteucci. Ci sono ancora in palio. Sono ancora 4 domande, giusto? Quindi 8 punti. D'accordo? Quindi ancora 8 punti e in vantaggio di un punto il Barzanti e Matteucci. Quindi questa domanda comunque non decide niente, però è importante. Silenzio in sala. Prego. Purgatorio undicesimo. Colui che del camin si poco piglia, dinanzi a me. Bene, 10 secondi per rispondere, non ti puoi consultare. Provenzano Salvani. Risposta esatta. L'avevamo detto che il terzo step poteva ribaltare le sorti. Forza ragazzi del liceo classico Machiavelli, mi raccomando, Non battete più la testa contro di voi. Scusate se lo ricapitolo, ma è importante perché voi abbiate il quadro della situazione. Dunque adesso 8 punti nel terzo step più i 13 fa 21, mentre i ragazzi sono fermi a 18, quelli dei Machiavelli. Quindi in vantaggio di 3 punti il Barzanti e Matteucci.